Bentornati sul canale di Orchestrazione Pratica. Oggi parleremo dell'accordo alterato, l'accordo anche chiamato quinta più di quinta eccedente, e le sue fantastiche possibilità per modulare in un'altra tonalità. Vedremo come cambiando in un primo tempo solo una nota e poi cambiandone due, riusciremo a modulare ben 12 tonalità differenti, 6 maggiori e 6 minori. Andiamo subito a vedere. Quindi noi abbiamo il nostro accordo, eccolo qui, di Do quinta più quinta alterata, che è formato da due terze maggiori sovrapposte. Vediamo subito, muovendo una sola nota del nostro accordo, dove possiamo modulare. Moduliamo subito a tre accordi maggiori, cambiando solamente di un semitono la nota superiore, il sol diesis, facendola scendere a sol, andremo a do maggiore. Molto semplice. Allo stesso modo, cambiando quella centrale, il Mi, facendola scendere di un semitono, quindi da Mi a Mi bemolle, andremo alla bemolle maggiore. Rimane l'ultima, il Do, la facciamo scendere di un semitono al Si, e come potete ben sentire, andiamo a Mi maggiore. Quindi, ricapitolando, Do maggiore, La bemolle maggiore, Mi maggiore. Allo stesso modo, invece che farle scendere di un semitono, le alziamo di un semitono. Quindi il nostro sol diesis andrà a La e andremo a La minore. La nota centrale Mi salirà a Fa e andremo a Fa minore. Il nostro Do salirà di mezzo tono e andremo a Do diesis minore. Quindi La minore, Fa minore, Do diesis minore. Chiaramente voi potete anche non suonare sempre le note fondamentali del nuovo accordo, ma tenere note comuni, per esempio. Io adesso ho suonato il Mi, che è la quinta, o per andare a Fa minore, potremmo rimanere sul Do, che è la quinta dell'accordo, sul Do diesis minore, andare sulla terza. Ora andiamo a vedere gli altri sei accordi, sempre iniziando con gli accordi maggiori e poi gli accordi minori. Adesso faremo salire le note di un semitono, due note però questa volta, non solo una. Quindi abbiamo il nostro accordo quinta più, facciamo salire le due note superiori, il sol diesis e il mi, che andranno a La e Fa, quindi Fa maggiore. Allo stesso modo facciamo salire la prima nota e l'ultima, quindi il Mi rimarrà fermo e vedete che si va alla maggiore. L'ultima possibilità è far salire di semitono le ultime due note, quelle più basse, il Do e il Mi, che saliranno a Re bemolle Fa, andando a Re bemolle. Arriviamo all'ultima possibilità, che forse è anche la più interessante dal punto di vista così timbrico per le modulazioni, tenendo una nota comune, avrete sentito molte volte nelle colonne sonore. Quindi cambieremo le due note del nostro accordo facendole scendere. La prima
È molto semplice, facendo scendere le due note superiori andremo al Do minore. Qua la cosa si fa più interessante, facciamo scendere il Sol diesis a Sol e il Do a Si, quindi le note esterne. E questo funziona molto bene anche quando, per esempio, non suoniamo sempre la nota fondamentale dell'accordo, ma andiamo su una nota che crea nel nuovo accordo un rivolto come la quinta o la terza. L'ultima possibilità è quella che fa scendere le ultime due note, quindi il Mi andrà al Re diesis e il Do al Si. Andiamo a una tonalità molto lontana, Sol diesis minore, e anche qua se non suoniamo esattamente la nota fondamentale, ma ci appoggiamo su un rivolto, sicuramente tutto sarà molto più fluido. Spero che questo sia molto interessante per voi perché vi permette, alzando o abbassando di un semitono il nostro accordo di quinta eccedente, quindi Do Mi Sol diesis, potrebbe diventare Re bemolle Fa La naturale. Facendo lo stesso procedimento ritroverete le altre 12 tonalità e quindi con due accordi potrete modulare a tutte le 24 tonalità maggiori o minori e questo è molto utile. Anche perché vi permette di andare veramente molto lontani usando questo accordo. Quindi, ricapitolando, quello che abbiamo visto è che da un accordo di quinta eccedente, spostando una nota sola, un semitono sopra o un semitono sotto, raggiungiamo tre tonalità maggiori e tre minori, e allo stesso modo, spostandone due, otteniamo altre tre modulazioni a tonalità minori e maggiori. Se poi volete completare tutte le tonalità, basterà spostare l'accordo un semitono sopra o un semitono sotto e avrete le altre tonalità mancanti. Spero che questo video vi sia piaciuto, sia stato utile e ci vediamo prestissimo con il prossimo video. Ciao!